Cresce e si rafforza la famiglia di Libera in provincia di Salerno. Dopo un percorso di preparazione lungo e partecipato è nato ufficialmente il presidio di Libera Angri, intitolato alla memoria di Dino Cassani e Giuseppe Grimaldi. Sono due anni che si lavora a questo presidio, molto importante, un altro presidio nell'Agro Nocerino Sarnese, terra difficile, terra che richiama... Gli esempi sono indispensabili. Assolutamente indispensabile l'aver individuato Dino Cassani, un uomo di Angri, e Pino Grimaldi per noi è un motivo di orgoglio perché ci dimostra che la memoria è trasversale, non conosce confini, non ha colore politico, e la memoria di chi ha fatto onestamente il proprio lavoro ed è diventato esempio per tutti quanti gli altri. La memoria che è insegnamento, è valore, è etica, è quello che noi ci proponiamo di tramandare con questi nostri impegni. A grandi passi anche verso il 21 di marzo. Assolutamente, i ragazzi hanno voluto fortemente il presidio il 4 di marzo, nonostante abbiamo esposto le difficoltà di avere qualcuno di Libera a livello nazionale qui, come è capitato le altre volte, visto veramente come siamo presi per le organizzazioni delle giornate del 21 di marzo. Sì, il 21 di marzo memoria e impegno. Memoria e impegno anche qui ad Angri, da parte di associazioni storiche di Angri, e della parrocchia e della scuola, che hanno deciso di mettere da parte i confini e i limiti delle proprie organizzazioni per ritrovarsi nella battaglia comune della lotta alle mafie, che lotta alla cultura mafiosa, alla corruzione, alla sopraffazione e alle ingiustizie.